Il componente catalogo viene reso disponibile da Passweb solo all'interno delle pagine omonime e della pagina negozio. All'interno della pagina negozio visualizzerà tutti gli articoli del sito. All'interno delle specifiche pagine catalogo visualizzerà gli articoli figli della particolare categoria merceologica impostata su Mexal. Il componente non è disponibile per preimpostazione all'interno della pagina. La prima volta sarà necessario inserirlo manualmente e variarne le impostazioni. Dopodiché sarà sufficiente associarlo con un clic a tutte le pagine abilitate a visualizzarlo, evitando così di doverlo inserire pagina per pagina. Dopo aver inserito il componente all'interno del contenitore desiderato, vengono richiesti alcuni parametri, come il nome, per poterlo poi ritrovare anche all'interno dell'albero dei componenti. Viene richiesto poi se rendere il componente visibile o meno, quanti articoli visualizzare per pagina e dove visualizzare la paginazione per poter scorrere le varie pagine del catalogo. Una volta impostati questi parametri ed aver infine salvato, il componente risulterà posizionato, ma completamente vuoto. Infatti, come per il componente contenitore o il componente form, anche il componente catalogo e-commerce può essere considerato a tutti gli effetti un contenitore di componenti. Per attivare la modalità di gestione dei componenti inseribili all'interno del componente catalogo, sarà necessario portarsi sul componente catalogo e-commerce e, alla comparsa del ROC, cliccare sull'icona Gestione componente contenitore. Anche in questo caso la libreria dei componenti è raggruppata all'interno di insiemi logici. Nella sezione Componenti comuni troviamo dei componenti generici che potranno essere utilizzati per completare graficamente il nostro catalogo, ma che non hanno nessun legame con il gestionale. Nella sezione Componenti e-commerce troviamo invece tutti i componenti necessari per poter inserire all'interno del catalogo e-commerce le informazioni prelevate direttamente da Mexal. In particolare, titolo corrisponde al campo descrizione dell'anagrafica articoli di Mexal. Trascinando quindi questo componente all'interno della pagina, esso verrà sostituito articolo per articolo con il corrispondente valore del campo descrizione dell'anagrafica articoli Mexal. Prezzo. Consente di inserire all'interno del catalogo Mexal il prezzo dei vari articoli, prezzo questo che verrà calcolato esattamente secondo le stesse logiche e gli stessi listini definiti in Mexal. Nella cella compariranno anche i segnaposto PRZ ed SCN, destinati nell'ordine alla visualizzazione sul sito di eventuali particolarità prezzo e sconto. Questi campi saranno sempre visibili sul wizard, onde poter procedere alla corretta formattazione del layout della pagina negozio in caso nel gestionale siano presenti, per il cliente o l'articolo, eventuali particolarità. Ma sul web i campi, naturalmente popolati con le cifre corrette inerenti prezzi, sconti e percentuali, saranno visibili solo se presenti, altrimenti verrà visualizzato solo il prezzo. Immagine consente di inserire all'interno del catalogo l'immagine associata ad ogni articolo in DocuVision e correttamente esportata sul sito. Aggiunta al carrello consente di inserire all'interno del catalogo il campo di input per poter consentire all'utente di decidere la quantità da acquistare per lo specifico articolo ed il pulsante aggiungi al carrello per poter effettivamente inserire in carrello lo specifico articolo. Descrizione consente di inserire all'interno del catalogo il testo contenuto all'interno del file TXT allegato in DocuVision all'articolo, la risorsa di tipo D. Dati articolo. Dati articolo invece è un componente personalizzabile. Mentre per i componenti esaminati finora c'è una corrispondenza 1 a 1 con i campi Mexal, per il componente dati articolo la corrispondenza è 1 a molti. Questo significa dunque che questo componente può mappare diversi campi Mexal e sarà l'utente a decidere a che campo Mexal farlo corrispondere. Nella maschera di configurazione dei contenuti di questo componente viene richiesto, oltre al nome del componente, anche che tipo di dato si desidera visualizzare. Scegliendo campo articolo dal menu a tendina, viene chiesto se il componente debba corrispondere al codice articolo di Mexal, all'unità di misura di Mexal, oppure alla descrizione HTML, una descrizione estesa non presente in Mexal ma inserita direttamente in Passweb. Oltre ai campi dell'anagrafica articoli, il componente dati articolo può essere associato anche ad un qualsiasi campo di una videata aggiuntiva articoli appositamente creata in Mexal. Per stabilire questa corrispondenza sarà necessario andare a selezionare il valore attributo articolo. Verranno visualizzati tutti i campi delle videate aggiuntive Mexal per i quali è stata creata un'associazione con un attributo Passweb.